Qui partirei da una dichiarazione della Coldiretti in questo caso, che ci dice: in Italia l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada Sì. e i rincari pesano sul carrello della spesa. È chiaro ed evidente quindi che aumentare o mantenere un livello alto il costo dei carburanti significa incidere sulla vita quotidiana dei cittadini e noi questo non possiamo naturalmente accettarlo. Quindi da una parte bisogna ragionare su politiche di lungo periodo e sono giuste le riflessioni che venivano fatte prima da i miei colleghi, e cioè il ragionamento secondo il quale dobbiamo lavorare per una nostra autonomia energetica nel corso degli anni, soprattutto basandoci su quello che è successo con riferimento a questa guerra, da una parte. Dall'altra però poi bisogna pensare alle misure immediate e quindi noi ora siamo in trasmissione, ma sono ben contento che venga detto che il governo avrebbe emanato questo decreto che prevede in qualche modo una riduzione del costo dei carburanti, ma penso anche ad altre misure delle quali si parlava oggi e che spero siano confluite in questo decreto, e in particolar modo vorrei fare riferimento a questo, la possibilità di rateizzazione in 12 mesi delle bollette, ma ancora il ruolo del garante prezzi per fare in modo che il garante prezzi possa controllare i dati, le informazioni e tutto quello che può arrivare dalle imprese per verificare che non ci siano state le speculazioni di cui parlavano bene prima i cittadini, ma ancora il blocco delle esportazioni delle materie prime. E un'ultima cosa, il discorso dei poteri speciali al governo su quelli che sono i settori cosiddetti strategici del nostro paese. Io mi auguro che il famoso Golden Power sia stato attribuito al governo anche su questa materia. In altre parole, non so quale sia stato l'esito di questo decreto, ma dobbiamo lavorare non solo sul costo sulla riduzione del costo dei carburanti, ma anche su altre misure che servono a preservare i cittadini rispetto a questa fase molto delicata per il nostro Quello ha detto paese. Bordone, insomma. Diciamo che il garante prezzi si è addormentato, però. Si è addormentato in maniera particolare, però è ufficiale, Un po' insomma, l'abbassamento svegliato. è 20, 25 centesimi, C'è è ufficiale, un'ansia me lo sta dicendo anche la delle strategia, mi sta 8:40. dicendo.